Ciao a tutti, benvenuti nel mio salotto. Oggi abbiamo cambiato un po' la location, scusate, c'è un po' di raucedine, perché in realtà vorrei oggi parlarvi delle pietre per affilare il rasoio a mano libera. Chi usa il rasoio a mano libera ha imparato ad usare la coramella, che abbiamo detto serve per dare al rasoio quella vitalità, quella prestazione necessaria per poter garantire una rasatura confortevole durante la mattina, quindi nella rasatura quotidiana. Abbiamo imparato che la coramella ha un lato in cuoio, un lato in tela o in pasta, e che quest'ultimo può essere utilizzato per ravvivare un filo un po' stanco oppure per ripulire, sgrossare le impurità che sono rimaste sul filo dopo l'utilizzo della pietra. Però il rasoio va affilato sulle pietre, cioè non è la coramella che fa il filo che affila il rasoio, è la pietra da affilatura. E le pietre, che adesso vi illustrerò, sono l'unico modo per affilare correttamente un rasoio a mano libera, il quale per la sua geometria necessita di essere affilato in piano e non su una ruota, come succede per esempio spesso per i coltelli, ed è il motivo per cui un rasoio a mano libera non si porta mai ad affilare da un arrotino, a meno che non sia un arrotino esperto, capace, che conosce il rasoio a mano libera, li sa gestire e quindi li sa affilare nel modo corretto. Parlando delle pietre, esistono sostanzialmente due grandi famiglie di pietre: le pietre naturali, che sono appunto estratte da delle cave, e le pietre sintetiche. A voler semplificare in modo molto, come dire così, grossolano, entrambe le categorie di pietre sono costituite da una matrice che potremmo definire amorfa, nella quale sono incastonati dei cristalli di materiale abrasivo a concentrazioni nelle pietre sintetiche abbastanza omogenea su tutta la superficie della pietra, mentre nella pietra naturale a concentrazioni, diciamo, sono distribuiti in modo anche un po' irregolare sulla superficie della pietra, e sono questi cristalli a determinare il potere abrasivo delle pietre. Noi definiamo il potere abrasivo delle pietre con dei numeri. Chi affila coltelli è abituato a pensare che una pietra da 1500, okay, sia una pietra già molto fine, una pietra che viene utilizzata per fare la cosiddetta lucidatura del filo, cioè quel ritocco finale che fa splendere effettivamente il filo della lama e che rende il taglio il più preciso possibile. In realtà, per chi affila rasoi, la pietra da 1500 è una pietra molto grossolana, non la si usa praticamente mai se non quando dobbiamo impostare da zero un bevel, cioè l'angolo che fa da cui parte il filo, quindi la parte effettivamente tagliente della lama del rasoio. La differenza sostanziale, quindi oltre a questa cosa qui, è che le pietre di tipo sintetico sono costanti nelle loro prestazioni, tuttavia hanno una serie di difetti. In alcuni casi, per esempio, si rischia, se si esagera con il numero di passate, si rischia di sovraffilare il rasoio, e l'altra cosa più importante ancora è che spesso si alterano e si consumano un po' più rapidamente delle pietre naturali. Questo rende necessario, se non dopo ogni utilizzo, diciamo a utilizzi alterni, la lappatura della pietra, cioè quel processo che serve a riportare la superficie della pietra ad essere un piano perfetto, che è la condizione necessaria per poter affilare correttamente un rasoio. La pietra naturale invece difficilmente tende a sovraffilare il rasoio, andrà anche lei lappata naturalmente, ma ci dà un po' più di tempo, possiamo prendercela con un po' più di calma. E quindi diciamo boh, dipende dal tipo di pietra, però insomma dopo diversi utilizzi è possibile che sia necessario lappare la pietra. Poi vedremo come si fa la lappatura della pietra. Come si usano le pietre? Le pietre, noi stiamo parlando di wet shaving, e in effetti le pietre anche loro fanno parte del wet shaving perché devono essere bagnate. Allora, per favorire lo scorrimento della lama del rasoio sulla pietra, le
La pietra deve essere bagnata. Addirittura le pietre sintetiche vengono lasciate a mollo in una pentola d'acqua fredda anche per qualche minuto prima di poter essere utilizzate. Mentre invece le pietre naturali possono essere utilizzate subito, basta distendere sopra di esse un velo d'acqua. Il velo d'acqua serve per ridurre l'attrito dell'acciaio contro la pietra, quindi per renderlo più scorrevole, quindi rendere più pratica la procedura dell'affilatura, ma ci dà anche due indizi. Uno ci dà un'idea di come sta lavorando la pietra. L'acqua sulla pietra si sporcherà di una limatura di acciaio, quindi si formerà una specie di fanghiglietta nera, che è appunto l'acciaio che la pietra morde e tira via dal filo, e quindi in base alla velocità con cui questo nero compare sull'acqua potremmo giudicare l'efficacia del lavoro della pietra e la sua efficienza. L'altro è osservare di come si sposta l'onda dell'acqua sulla superficie della pietra. Portando avanti la lama del rasoio, noi vedremo che il velo d'acqua si sposta in avanti, d'accordo? Quindi sta davanti al filo della lama. Se questo fronte di acqua, diciamo così, è sostanzialmente omogeneo, quindi è disteso per tutta la lunghezza della lama, vuol dire che stiamo affilando il rasoio nel modo corretto, vuol dire che la lama appoggia in modo corretto sulla superficie della pietra. Quando invece vediamo che alcune zone della lama non producono, diciamo così, un fronte ondoso, passatemi il termine, sovrapponibile a quello delle altre zone della lama, o magari addirittura non lo producono proprio, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. O la pietra non è perfettamente lappata, o la geometria del rasoio non è corretta, e questo potrebbe essere un problema, oppure stiamo appoggiando male noi la lama del rasoio sulla pietra, quindi stiamo sbagliando qualche cosa. Vi faccio vedere, prima di farvi vedere come si utilizzano queste pietre, degli esempi di pietra. Quella davanti a me, questa qui, è una pietra sintetica. È una pietra sintetica, quindi è fatta dalla mano dell'uomo, e ha due colori, vedete? Vedete il nero qui sulla pietra. Questa qui è traccia dell'ultima volta che l'ho utilizzata, perché parte dell'acciaio è rimasto fra le grane della pietra. Questo lato più scuro è un lato da 3000, quindi un lato molto grossolano e che si può utilizzare per appunto iniziare ad impostare il bevel e quindi diciamo l'angolo e il filo vero e proprio. E la parte più chiara è una parte da 8000, che è molto più delicata, è una parte che noi utilizziamo per fare il grosso del processo di affilatura della pietra, del rasoio, d'accordo? È quello che appunto costruisce il bevel vero e proprio e lo rende tagliente in un modo già abbastanza adeguato alle esigenze della rasatura. Ecco, un'altra cosa da dire è che spesso le pietre sintetiche creano un filo meno dolce delle pietre naturali, e questo fa sì che molti appassionati preferiscano utilizzare le pietre naturali proprio per questo motivo, nel senso che tante volte, per esempio, adesso vi farò vedere una belga gialla, alcuni si accontentano o si trovano meglio con un filo fatto su una belga gialla senza necessità di fare altre cose. E quindi, mentre invece le pietre sintetiche più spesso, diciamo, richiedono poi dei lavori di lucidatura con delle pietre con delle grane ancora più fini. Direi che questa prima pietra 3000-8000 è l'ideale per poter iniziare come dire, a imparare ad affilare con le pietre. Questa qui invece è una belga gialla, vedete il colorito è giallastro, è una pietra naturale. Il nome delle pietre naturali di solito deriva dalle zone di provenienza, quindi la belga gialla non sto neanche a dirvi da dove arriva tendenzialmente. Vabbè, vedete, di solito le pietre vintage sono poi incastonate in queste strutture di legno che hanno il loro fascino. La belga gialla ha un grip che si colloca fra i 6000 e 8000. Vi dicevo, le pietre naturali non sono sempre sovrapponibili, cioè un pezzo di belga gialla come questo qua ha prestazioni sicuramente diverse da un pezzo di belga gialla di uguali dimensioni estratto da una cava diversa o da una vena diversa della stessa cava. D'accordo? Perché dipende da come sono distribuiti, diciamo, gli elementi abrasivi della pietra sulla superficie della pietra, i cosiddetti granati, nel caso della belga gialla, perché se vista a microscopio sono effettivamente rossi,
E questa è una cosa che dipende da madre natura. E quindi due pezzi di pietra estratti dalla stessa vena possono avere prestazioni differenti. Poi ho da farvi vedere un'altra pietra che è la cosiddetta pietra cinese. Vedete, è di colore più scuro. E il grip stimato di questa pietra è fra i 10.000 e i 12.000. Quindi cominciamo a parlare di una pietra molto, come dire, già molto fine. Ed è infatti una delle pietre che chi affila rasoi utilizza per fare i cosiddetti lavori di lucidatura, cioè per rendere splendente e più, come dire, preciso il filo del rasoio. Di solito più il grip è alto, scusate, più la grana è numericamente maggiore, quindi 10.000, 11.000, ce ne sono anche di superiori, più di solito la pietra lavora un po' più lentamente, cioè il numero di passate del rasoio sulla pietra va aumentando. Per rispondere e prevenire la domanda di quante passate, questo dipende. Allora, diciamo che nella mia esperienza con queste pietre, e quindi la risposta varia a seconda del tipo di pietre che usiamo, a seconda della qualità delle pietre che abbiamo e via dicendo. Nel mio caso, fra 60 e 80 passate sulla belga gialla e un centinaio di passate sulla cinese sono più che sufficienti a dare ai miei rasoi un filo che io trovo almeno personalmente confortevole. Le pietre sintetiche possono richiedere qualche passaggio anche in meno, anche perché tendono a sovraffilare, quindi sarebbe, come dire, buona norma far stare un po' indietro con le passate, provare il filo, l'efficacia del filo anche semplicemente con la prova del pelo, radendosi qualche pelo sull'avambraccio, sul polso o la prova del capello per capire, a che punto è l'affilatura. I più esperti capiscono a che punto è l'affilatura, sentendo il rumore che la lama produce scorrendo sulla pietra, un rumore di vero e proprio risucchio. Quando si ha questo rumore e effettivamente uno ha la sensazione che la lama tende a restare appiccicata alla pietra, vuol dire che la pietra sta lavorando bene e che ormai ha fatto il suo dovere e quindi, se è necessario, si passa di grana, si sale di livello e si utilizzano pietre più fine. L'ultima cosa che volevo dirvi è questa, perché ho in mano un pezzettino piccolino di pietra cinese, vedete, sono uguali. Questi pezzettini si chiamano baut e servono per fare il cosiddetto slurry. Lo slurry non è altro che una fanghiglia che si crea strisciando una sull'altra due frammenti di pietre uguali, o nel caso non si abbiano, il baut deve essere di una pietra un po' più dura rispetto a quella che vogliamo abradere. Questo serve a provocare appunto una fanghiglia che è estremamente ricca di materiale abrasivo e quindi serve ad aumentare la capacità di mordere l'acciaio della pietra. Quindi tante volte una pietra, per esempio, da 10.000, se uno fa lo slurry, scende come grip, come grana, e con lo slurry è come avere a che fare con una pietra da 9.000, 8.000, 9.000, quindi si riescono a fare i passaggi intermedi, diciamo così, tra una pietra e l'altra. Attenzione che lo slurry non è una cosa proprio così banale da fare, nel senso che bisogna saperlo fare, bisogna saper miscelare bene l'acqua, che come sempre, vedete anche nel caso dell'affilatura su pietra, è l'elemento fondamentale, così come lo era per montare i saponi e le creme e per far scorrere il rasoio. Bisogna sapere quando fermarsi, perché uno slurry troppo marcato può, per poter essere creato, portare a rovinare la pietra vera e propria, e invece uno molto blando contribuisce poco o niente, fa soltanto perdere del tempo. L'ultima cosa che vi devo dire è parlare della cosiddetta tecnica del doppio bevel. Allora, in alcuni casi, soprattutto quando per esempio i rasoi hanno le coste decorate o magari fatte in materiali pregiati e via dicendo, chi affila il rasoio preferisce non far strusciare la lama nuda vera e propria sulla pietra, perché alla lunga, negli anni, la costa o nei mesi, la costa del rasoio può rovinarsi e quindi il rasoio perde di qualità. E allora cosa si fa? Si protegge la costa del rasoio con uno o due strati di nastro adesivo.
Nastro adesivo, per intenderci, si utilizza di solito il nastro isolante, quello dell'elettricista, nero. Questo cosa fa? Modifica sostanzialmente l'angolo, la geometria del rasoio, aumenta un po' l'angolo di incidenza sulla pietra e questo fa sì che in realtà l'angolo di formazione, diciamo, l'angolo che porta alla formazione del bevel è in realtà doppio, cioè non è un triangolo con un angolino che si flette e diventa il bevel, ma c'è un passaggio in più. Questo garantisce anche una minor rimozione dell'acciaio, quindi si consuma meno, diciamo così, l'acciaio sulla pietra per creare il filo. Lo svantaggio del doppio bevel è che naturalmente bisogna ricordarsi quali sono i rasoi affilati con il doppio bevel e quando li si rimette sulla pietra, bisogna ricordarsi di mettere il nastro, di solito basta uno strato, qualcuno ne mette due. L'importante è fare sempre la stessa cosa, perché altrimenti si altera la geometria del rasoio. Il rasoio affilato con il doppio bevel, non necessita del, nastro adesivo sulla costa quando lo passiamo sulla coramella, perché per quanto noi tendiamo la coramella telaio, la coramella strappo, il cuoio un po' si flette e quindi compensa la differenza del doppio angolo di affilatura. Allora, vediamo rapidamente come si fa ad affilare un rasoio. Facciamo qualche passaggio, non vi faccio tutta la scena, se no è tutta la fila, se no impazzite, diventa una roba lunghissima e noiosa. Banalmente, prendiamo la belga gialla, di fianco a me c'è un bicchiere d'acqua che ci servirà per, ecco, consiglio, mettete un asciugamano sul tavolo così non bagnate, non fate disastri e sempre per il discorso delle mogli, fidanzate, compagni, conviventi, non incorrete in discussioni particolari. Bagnate le dita e spalmate proprio un bello strato di acqua sopra la pietra, in modo da lubrificarla per bene. Ok. A questo punto prendete il vostro rasoio a mano libera, lo aprite e fate esattamente il contrario di quello che si fa con la coramella. Sulla coramella noi appoggiavamo il filo, il rasoio e lo portavamo con un movimento X con la costa che andava incontro al tessuto e il filo a seguire. Qui dobbiamo affilare il filo e quindi faremo esattamente il contrario. Quindi appoggeremo il rasoio sulla pietra, bello piatto, eventualmente ci aiutiamo con un dito, basta un dito sull'estremità del rasoio, quindi sulla punta per essere sicuri di non fargli fare questi movimenti e poi con un movimento X facciamo scorrere il rasoio. Come sulla coramella, il rasoio ruoterà sulla sua costa e si va avanti così. Questa è la tecnica, diciamo così, base dell'affilatura, d'accordo? Con movimenti a X, il dito sulla punta della lama, quindi la lama passa in tutta la sua lunghezza sulla pietra e quindi si affila. Questo è il motivo per cui pietre troppo strette possono essere un po' difficili da utilizzare, o quantomeno un po' scomode. In realtà, alcuni, quando ormai diventano pratici, affilano i loro rasoi, perché è sicuramente un modo più sbrigativo, più rapido, facendo dei movimenti circolari avanti e indietro, prima su un lato e poi sull'altro. Però naturalmente vedete che si utilizza una mano sola, quindi bisogna essere sicuri di non fare questo movimento di oscillazione. Se sentite dei rumori, è qualcuno che sta pulendo sulle scale, sta facendo un bel rebelot. Ma e si va avanti così. Quando vedete che lo strato di acqua sulla pietra si è attenuato, prendete due dita e ristendete nuovamente l'acqua sulla vostra pietra e ricominciate a fare i passaggi avanti e indietro. Non è necessario schiacciare troppo, spingere il rasoio sulla pietra, basta il suo peso. In realtà potrebbe essere aiutato un pochettino. C'è una regola non scritta e non sempre vera, in realtà, che dice che la pressione che noi dobbiamo esercitare con la lama del rasoio sulla pietra è proporzionale, diciamo così,
alla grana al tipo di pietra. Per cui più è una pietra grezza, più noi dovremo aiutare questo movimento, magari spingendo un pochettino. Più invece la grana si, il grip si alza, quindi più abbiamo a che fare con una pietra fine, più bisogna tenere la mano leggera, perché è proprio un lavoro di finitura dove l'attività della pietra è proprio quella di fare un lavoro fine di rifinitura così del filo, in modo da renderlo lucido. Tutto io. Questo è qua. Ogni tanto ricordiamoci di sciacquare nell'acqua la lama del nostro rasoio e si va avanti così. Quando siamo sicuri di aver finito di affilare il rasoio, contiamo le passate. Attualmente le passate, una passata è una avanti e indietro, quindi 1, 2, 3, 4 e così via. Ok? Quando abbiamo finito di usare una pietra, cambiamo pietra. E ci mettiamo, cambiamo livello e prendiamo per esempio la pietra cinese. E la stessa scena, bagniamo la pietra bene, senza aver paura di essere avari, e poi, cioè, scusate, senza aver paura di essere generosi, più acqua c'è meglio è, e poi ricominciamo. Uno, scusate, due, e via dicendo. Naturalmente anche su queste pietre i movimenti così circolari vanno bene se uno sa farli, sono abituato a farli. Il consiglio, naturalmente, prima di tutto imparare ad utilizzare il rasoio affilato radendosi normalmente. Le pietre sono un passaggio successivo perché se utilizzate male possono portare a rovinare un rasoio, per cui quando uno decide di cominciare a imparare ad affilare con le pietre, il consiglio principale è quello di scegliere un rasoio sacrificale da utilizzare come prova, distruggere completamente il suo filo strusciandolo su una pietra diamantata, su un pezzo di vetro, su un bicchiere di vetro, in modo tale da azzerare la filatura e cominciare a rifare il filo di questo rasoio e poi naturalmente di provarlo sulla propria pelle. E si va avanti così. Questo è quanto. Quando avete finito, naturalmente il rasoio va asciugato con un panno. Attenzione, il rasoio si asciuga dalla costa al filo e non viceversa, perché sennò si rischia di farsi male, perché quando il rasoio poi è ben affilato taglia anche, asciugamano o il fazzoletto di carta, scusate, il fazzoletto di carta. Asciugate bene il codolo e il perno, perché sono i punti dove l'acqua può fare più danni, e poi bisognerebbe passare il rasoio sulla coramella. Io personalmente faccio 100 passaggi sulla pasta e 100 passaggi sul cuore. Volevo farvi vedere la differenza con il camisori. Con il camisori avevamo già detto che il lato omote viene affilato così come sulla coramella, anche sulla pietra, con un numero di passaggi superiore a quello del lato ora. Qui ribagniamo la nostra pietra. Non sembra, ma guardate queste pietre, poi, come dire, l'acqua un po' se la bevono, per cui se, tendono ad asciugarsi abbastanza rapidamente. Prendiamo il nostro camisori, lo poggiamo sulla pietra, lato omote, 1, 2, 3, 4, 5, latura, 1. Potete aiutarvi anche con le dita, 1, 2, 3, 4, 5, 1 per il latura, 1 e andare avanti così, ok? Bagnate bene, quando sentite che l'acciaio gratta, bagnate bene la pietra e ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 per il latura e si va avanti così. Va bene. Anche il camisore, una volta che avete fatto tutte le pietre, lo asciugate, lo scoramellate, stando attenti a non affettarvi un dito.
Il doppio bevel invece si fa prendendo un pezzo di nastro adesivo. Adesso devo riuscire ad aprirlo, naturalmente, eccolo qua. Ora, è un fatto, come tutte le cose della rasatura a mano libera, è un fatto di abitudine, ok? Per cui c'è chi, per esempio, affila tutti i suoi rasoi così, d'accordo? Stacchiamo una striscia di cerotto che è lunga più o meno di nastro, più o meno come la costa, la tagliamo, prendiamo il nostro rasoio e ce lo attacchiamo sopra. Perfetto. Ecco qua. Come vedete, il nastro va dalla, come dire, occupa la costa del rasoio interamente, d'accordo? Lo spessore di questo nastro modifica l'angolo con cui il rasoio si appoggerà sopra la nostra pietra e quindi anche in questo caso bagniamo sempre bene la pietra. E poi lo gestiamo come se fosse un rasoio normalissimo. D'accordo? Eccoci qua, così. Ora, quando si è finito di asciugare i nostri rasoi, quando abbiamo finito tutta la piramide delle pietre, se abbiamo usato doppio bevel, possiamo togliere il nastro per poter fare poi la scoramellatura prima sulla pasta e poi sul cuoio. Scoramellatura che serve a rimuovere quei frammenti di pietra che si ritrovano nel filo dopo l'utilizzo delle pietre e servono a, come dire, ammorbidire, addolcire un pochettino il filo, prima la tela e poi il cuoio, prima della rasatura, perché altrimenti facendo solo le pietre senza la coramella risulterebbe un po' aggressivo sulla pelle. Questo è in soldoni come si utilizzano le pietre. Le pietre, vi dicevo, hanno bisogno di una manutenzione, cioè vanno lappate o rettificate, cioè a furia di utilizzarle, avete visto questi movimenti, è vero, la pietra porta via dell'acciaio dal filo e lo rende e crea il filo tagliente, ma un po' di acciaio porta via la pietra, naturalmente. E quindi alla lunga queste pietre si scavano facendo questo lavoro e se si scavano non sono più piane e se non sono più piane non servono più all'uso dell'affilatura di un rasoio quantomeno. Quindi bisogna lapparle. Vi dicevo, di solito le pietre sintetiche devono essere lappate se non dopo ogni utilizzo, dopo un utilizzo sì, un utilizzo no, un utilizzo sì e due no, ma comunque con una certa frequenza, mentre le pietre naturali possono richiedere una manutenzione un po' più morbida, un po' più allungata nel tempo. Come si lappano le pietre? Allora, diciamo, la tecnica base prevede di disporre di un piano che sia sicuramente piano. Il consiglio è per esempio di utilizzare una lastra di vetro, se ce l'avete, bagnare sempre wet shaving, vedete l'acqua c'è da tutte le parti, bagnare questo vetro e metterci, appoggiarci sopra dei fogli di carta vetrata, anche questi bagnati in modo che le due superfici in qualche modo collabiscano e si appiccichino, a grane, anche qua in questo caso discendenti, cioè cominciamo con le grane grosse, diciamo la carta vetrata intorno ai 400 e prendiamo la nostra pietra. Faccio un esempio, io adesso non lo faccio. Prendiamo la nostra pietra e con una matita disegniamo una griglia, delle linee oblique, sulla superficie di tutta la pietra. E poi, sulla carta vetrata bagnata, appoggiata alla lastra di vetro, bagniamo la pietra e grattiamo la pietra sulla carta vetrata fino a quando non scompare tutta la matita che abbiamo disegnato sulla pietra. Questo vuol dire che abbiamo sicuramente messo, perché abbiamo azzerato la superficie, perché la matita è sulla superficie, quindi l'abbiamo appianata. Certo, abbiamo usato una carta vetrata grossa, per cui la pietra sarà piatta, ma sarà, voglio
ruvida, molto ruvida, perché abbiamo usato una grana grossa. Allora togliamo il foglio di carta vetrata da 400 e ce ne mettiamo uno da 600 o da 800. Ridisegniamo la nostra griglia sulla pietra, la rigrattugiamo, via via saliamo di livello con la carta vetrata fino a delle grane da 1000, 1200, 1500. A quel punto ci possiamo fermare perché anche al tatto sentiremo che la pietra è tornata perfettamente liscia e quando avremo cancellato con l'ultima carta vetrata le ultime tracce di matita dalla superficie saremo sicuri di avere una pietra perfettamente piatta. Più rapido, se vogliamo, più sicuramente comodo, è invece l'utilizzo di un'altra pietra, che è questa qui, una pietra diamantata. Naturalmente sono diamanti sintetici, perché sennò quindi una pietra peraltro con un bel peso specifico, sulla cui superficie è fissata polvere di diamanti artificiali, i quali non sono preziosi come diamanti naturali, ovviamente. Ma hanno la stessa caratteristica e quindi sono estremamente abrasivi e taglienti. Anche di queste ne esistono di diverse grane. Diciamo che nelle grane intermedie vanno tutte un po' bene. La bagniamo, la posiamo. Ora anche le pietre diamantate andrebbero lappate, ma richiedono un piano diamantato, naturalmente. Ma per fortuna la loro, come dire, manutenzione è estremamente rara, nel senso che prima di dover lappare una pietra diamantata uno deve utilizzarla veramente in modo pressoché quotidiano, in modo ripetuto. Quindi dando per scontato, quindi soprattutto quando è nuova, che la pietra sia perfettamente lappata, e dando per scontato di posarla su un piano perfettamente piano, d'accordo? Prendiamo la nostra pietra da affilare, ci disegniamo sopra la nostra bella griglia. Con la matita bagniamo bene sia la pietra diamantata che la pietra da affilare e anche in questo caso cominciamo a vedere che poi le dimensioni della pietra diamantata sono più o meno comode sempre per la pietra, che sia questa, che sia una pietra come la mia cinese o come la belga. Prendiamo e facciamo questo lavoro di abrasione finché non portiamo via tutta la matita. Essendo una grana molto fine, la pietra diamantata, siamo sicuri, ma con un'efficacia di abrasione decisamente superiore a quella della carta vetrata, siamo sicuri quando è sparita la matita di aver lappato la pietra in modo corretto, in modo completo e di poter disporre così di una pietra già pronta per un nuovo utilizzo. Bene. Io spero che insomma sia stato abbastanza esaustivo, di avervi fatto vedere in modo chiaro come utilizzare le pietre per affilare il rasoio. Naturalmente sono a vostra disposizione per ogni domanda, per ogni osservazione, sia di persona che sul canale. Alla prossima, ciao ragazzi. Ah, dimenticavo, buon anno. Alla prossima, ciao ciao.